Innanzitutto grazie Alessandro per l'invito, grazie Patrizio e soprattutto grazie a Lyle, sempre presente, fortunatamente sempre presente nei nostri reparti di ematologia. Allora, la storia del linfoma follicolare è cambiata, probabilmente tu, scusa, ti do Certo, del certo. tuo, perché alla fine con i pazienti bisogna essere amici, empatici. Non bisogna creare soprattutto Decisamente. il distacco. È un valore Non aggiunto. avresti fatto l'autotrapianto, perché oggi non c'è indicazione a fare l'autotrapianto nel follicolare. Proprio all'Egitto, la settimana scorsa si è discusso di questo, c'è stato un crollo per quanto riguarda le procedure per il follicolare, perché come avete visto tutti dai dati che ha presentato sia Domenico Pastore che Rino Musto, oggi abbiamo delle nuove terapie, per cui l'indicazione al trapianto nel follicolare è proprio in un particolare setting di pazienti, quelli che noi chiamiamo i POD24, cioè quelli che recidivano entro i 24 mesi, ma fondamentalmente quelli che recidivano proprio, diciamo, velocemente, ma che hanno ancora una malattia chemiosensibile. Perché la recidiva precoce o la recidiva molte volte il paziente non è, e questa è la vera novità, sia dei bispecifici ma soprattutto delle CAR-T, che noi possiamo utilizzare queste nuove procedure nei pazienti che presentano una malattia che non è più chemiosensibile, perché l'autotrapianto è un'indicazione se c'è ancora una chemiosensibilità. Comunque oggi ci sono studi, l'approccio iniziale, avete visto qual è anche per linfoma follicolare, c'è un protocollo per la recidiva che è l'R2, l'autotrapianto, ripeto, non ha più indicazione se non proprio in una piccola fetta di pazienti e soprattutto abbiamo la terza linea, questa novità, anzi due grosse novità, per cui ci ritroveremo e qui possiamo, però non credo che è il momento giusto e anche il convegno giusto, avremo la possibilità di offrire ai pazienti due procedure, le CAR-T o quello che ha chiamato il professor Musto il MOSU, diciamo MOSU perché è troppo lungo, e i risultati si sovrappongono. Quindi che cosa è importante in questo caso? È importante il colloquio con il paziente. Innanzitutto l'età. L'età determinerà se CAR-T o MOSU, perché a 75 anni sappiamo c'è un blocco. Ci sono tanti altri motivi per cui, li ha fatti vedere anche il dottor Pastore, per cui non si possono fare le CAR-T. Però il paziente che quindi ha un'età arruolabile, diciamo, per le CAR-T. Diciamo, sarà importante capire quale farmaco, cioè come agire, MOSU o CAR-T. Però l'autotrapianto assolutamente non più indicazione. Sarà importante quindi che cosa? Il colloquio con il paziente, la presenza o meno di un caregiver. È chiaro che potrebbe anche, diciamo, contare, non lo so, poi potrebbero entrare anche gli altri colleghi a parlare di questo, l'effetto centro. Io non ho le CAR-T, magari il paziente è legato al centro, non vuole allontanarsi di 100-150 km e quindi dire va bene, accetto di fare il bispecifico piuttosto che andare in un centro per le CAR-T. Le CAR-T sicuramente qualcosa in più danno rispetto al MOSU e soprattutto è una terapia, si fa una volta un ricovero e poi basta, è come un trapianto. Con il bispecifico invece gli accessi, se si ha una risposta, si fanno 8 cicli e finisce lì, altrimenti si va avanti. Grazie. Io credo che hai posto una domanda difficile e che qua staremmo a discutere tutto il giorno perché no, non tutti siamo d'accordo su questo argomento. Ora, infatti, il professor Musso vuol dire la sua. No, no, ma non è che non sono d'accordo, ha detto delle cose giuste Michele. L'unica cosa che dobbiamo distinguere, quello che è la pratica clinica, cioè quello che possiamo fare, è quello che invece è una prospettiva sicuramente molto buona, ma ancora non realizzabile. Il trapianto autologo intanto sia le CAR-T, sia
sia il bispecifico in questo momento sono autorizzate per la terza linea nel linfoma follicolare, il che significa che uno deve aver fatto una terapia di prima linea, deve aver fatto una terapia di seconda linea, eventualmente comprendente l'autotrapianto, e poi si possono fare queste cose. L'altra cosa che volevo dire è, l'ho accennato anch'io, che obiettivamente si va verso una riduzione dell'applicazione dell'autotrapianto. L'autotrapianto, in particolare nel follicolare, come diceva Michele, però bisogna fare una terapia di seconda linea. Se un paziente fa l'autotrapianto, diciamo, nel follicolare, lo può fare, così come nel diffuso a grandi cellule, solo, questa è la situazione, condizione ottimale, se ha ottenuto una remissione completa dalla terapia di salvataggio, altrimenti entrano in gioco altre cose, ma purtroppo non possono ancora entrare in gioco altre indicazioni che non ci sono ancora. Quindi certamente lo scenario è in divenire, però noi dobbiamo applicare in maniera molto corretta quelle che sono le attuali indicazioni.